La comunità di Lucera e dei Monti Dauni settentrionali ha abbracciato il suo nuovo vescovo, Monsignor Giuseppe Giuliano. Il presule è giunto nella città sveva in piazza Tribunali dopo una visita privata presso la casa della Santa Milizia e in forma privata alla casa circondariale per salutare i detenuti. In piazza ha ricevuto il saluto dei sindaci di Lucera, Antonio Tutolo, e di Troia, Leonardo Cavalieri, presente anche il primo cittadino di Somma Vesuviana, città da cui proviene. In corteo ha raggiunto Piazza Duomo, da dove ha fatto ingresso in cattedrale, dove ha presieduto la celebrazione eucaristica che ha avuto alcuni momenti salienti. Entrando in basilica, Sua Eccellenza ha baciato la soglia della cattedrale, quindi ha venerato il crocifisso e salutato i presenti con l'acqua benedetta. Dopo il saluto liturgico ha dato lettura della bolla pontificia di elezione a vescovo. A Lucera erano presenti anche tutti i sindaci dei comuni della diocesi di Lucera Troia. Domenica 12 febbraio entrerà nella città di Troia e presiederà l'Eucaristia nella concattedrale della cittadina dei Monti Dauni.